titoli di questa edizione del telegiornale. Malore alla guida, perde il controllo dell'auto e finisce davanti a un negozio, donna trasportata all'ospedale di Pesaro. Il capo dello Stato Sergio Mattarella acceso la lampada della preghiera per l'Italia nella Santa Casa di Loreto. L'arcivescovo Dalcin ricorda il significato universale. L'intenzione della preghiera si estende a tutta l'umanità. La ripresa delle scuole preoccupa 7 genitori su 10. L'allarme di Save the Children, timori e mancanza di soldi per libri e mense. A Fano invece genitori e nonni più tranquilli per il rientro in classe. C'è tanto terrorismo in giro. Secondo me, forse troppo. Folla di fedeli a Montecchio di Vallefoglia per dare il benvenuto al nuovo parroco Don Marco Di Giorgio. Covid, altri 15 positivi nelle Marche, stabili i ricoveri e in aumento gli isolati in casa. La Revasta 1 cambia il numero telefonico per comunicare i rientri dall'estero. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Nella Basilica della Santa Casa di Loreto, il capo dello Stato Sergio Mattarella ha acceso quella che da 22 anni è la lampada della preghiera per l'Italia. Preghiera che in occasione dell'anno giubilare si estende al mondo. Il Presidente della Repubblica è arrivato nelle Marche in elicottero, atterrando all'aeroporto di Falconara, per poi raggiungere la città vestita di tricolore per l'occasione. La lampada è stata posta sopra l'altare di fronte all'immagine della Vergine dentro la Santa Casa. L'accensione è avvenuta davanti a circa 250 persone che hanno potuto fare ingresso in santuario, mentre in Piazza della Madonna sono entrati in 600, tutti rigorosamente distanziati nel rispetto delle norme anti-Covid. L'arcivescovo e delegato pontificio di Loreto, Fabio Dalcin, ha invocato la benedizione sull'Italia e tutti i 5 continenti. Scenda, o Padre, la tua benedizione sull'Italia e su tutti i paesi dei 5 continenti. Cresca la consapevolezza di essere una sola grande famiglia nella concordia e nella giustizia e guida i nostri passi sulla via della pace. Amen. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Tra i presenti, oltre alle autorità civili, anche rappresentanti dell'aeronautica civile militare, Dalcin ha accolto il presidente Mattarella con deferenza e affetto. La preghiera della lampada, ha evidenziato l'arcivescovo, coinvolge i responsabili dei popoli, amministratori, politici, governanti, perché siano i primi servitori della pace vera che ha come fondamenta la giustizia sociale, la dignità, i diritti della persona e la salvaguardia del creato. È un grande segno di forza e di speranza, ha commentato invece il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, al termine del rito. Allora, sentiamo le sue parole. Bellissima giornata da tutti i punti di vista. Il momento dell'accensione della lampada è sempre speciale. È una specie, chiamiamolo, di forte augurio per tutto il paese, ma noi lo sentiamo ovviamente in modo particolare per la regione. La presenza del capo dello Stato ha reso la cosa ancora più forte e molto significativa, immaginando quello che abbiamo visto, pensando a quello che abbiamo vissuto fino ad oggi, immaginando quanto abbiamo bisogno da qui in avanti di poter vedere con una diversa quello che accadrà. Quindi è un segno di grande speranza e di volontà di rialzarci dopo momenti lunghi e difficili. Quindi la presenza del Capo dello Stato ha veramente dato una grande forza a questa esperienza di oggi, che nella tradizione si rinnova con segni così importanti. Ed ora una notizia di cronaca, perde il controllo dell'auto in via Solferino e finisce davanti a un negozio abbattendo diversi vasi. Paura questa mattina a Pesaro, all'altezza dell'Ipercop, dove una donna ha sbandato appunto con il proprio veicolo, probabilmente a causa di un malore. Apparsa subito in gravi condizioni, è stata rianimata e trasportata all'ospedale San Salvatore. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi di legge.
Mancano pochi giorni al suono della campanella nelle scuole. Noi oggi abbiamo chiesto a nonni e genitori come vivono il rientro in classe dei figli e dei nipoti in vista delle nuove norme anticontagio. Con il 14 settembre in tutta Italia ripartiranno le scuole di ogni ordine e grado. Una ripresa dura ma anche agognata. Molta infatti è la voglia di tornare alla normalità e di riprendere quella routine interrotta così bruscamente dal lockdown. Tante sono le preoccupazioni e dubbi che accompagnano questa ripresa, ma nonostante ciò, tanta è anche la speranza che tutto vada per il meglio. I pareri dei fanesi sono discordanti. Secondo me andrà abbastanza bene, anche perché quest'estate abbiamo avuto tutti quei centri con i bambini, sono stati insieme e non abbiamo avuto, anche se erano all'aria aperta, problemi. E io penso per i bambini problemi non ci saranno. Poi le strutture, vabbè, un po' di carenza c'era anche negli anni precedenti. Mi auguro che tutto vada bene, anche perché è importante. La scuola è importante per i ragazzi e per il nostro paese. Questi bimbi che tengo vedono la cosa un po' problematica, anche perché stanno parlando di entrate e di uscite a scuola scaglionate, quindi comunque genitori che hanno degli orari da rispettare sul lavoro si trovano un po' in difficoltà. Aspettiamo con ansia il 15 di settembre per vedere che cosa succederà, perché poi sicuramente se un bambino avrà qualche linea di febbre, solo se si sentirà male, nel senso che vomita o una sciocchezza qualsiasi, la scuola verrà presa un po', non dico dal panico, ma dalla preoccupazione, quindi magari si ingrandiranno le cose. Certo, non è un anno semplice questo, sicuramente. È un rischio, non lo so. Cosa dice Anita? È un problema. È un problema, nel senso, questo virus, c'è paura, insomma, tutto lì. Inoltre, nonostante le difficoltà portate dalla pandemia all'economia familiare, i fanesi sono comunque ottimisti. Il costo del caro libri, del trasporto e della mensa sembrerebbero infatti non essere un problema insormontabile. I dubbi riguardano piuttosto l'efficacia delle modalità anticontagio adottate. I costi non lo so, non entro in merito. Devono pagare quello che si deve pagare in base al reddito, come è sempre stato fatto. Io ho avuto tanti figli che sono andati a scuola, ho sempre pagato, quindi è giusto pagare. Il trasporto dovrebbero aumentare i pullman, secondo me, se troppo stretti non va bene, allora siamo al punto da capo. Le famiglie sono abbastanza in difficoltà, però io vedo che quanti alla fine tutti comprano i libri, tutti vanno a scuola, magari li trovano usati o trovano un sistema per magari per risparmiare, però io penso che, ecco, insomma, non è un problema irrisolvibile. Quello è un grave problema, ma che esiste sin da quando andavo a scuola io, e parliamo di 60 anni fa. È sempre stato così e c'è sempre stato il mercatino dei libri usati. Oggi voi giovani siete più fortunati perché c'è Amazon. Ed ora ci spostiamo a Pesaro, dove sindaco e assessori hanno fatto il punto sui lavori nelle scuole, sugli spazi a disposizione e sul trasporto pubblico locale. Negli asili e nelle materne verranno formati dei gruppi fissi di bambini che avranno sempre lo stesso insegnante e personale ausiliario. Per le mense invece bisognerà attendere la prima settimana di ottobre. Pesaro è pronta per l'inizio delle scuole di ogni ordine e grado, lo assicura il sindaco Matteo Ricci, che insieme agli assessori ha fatto il punto su trasporti, spazi e lavori nei plessi. È una corsa contro il tempo, ha detto il primo cittadino, che ha ricordato i 500.000 euro di interventi per rendere più sicure le aule e l'organizzazione scolastica. Gli istituti si stanno preparando per adottare tutti i protocolli, ma Ricci puntualizza: occorrono cautela e prudenza. Ci stiamo attrezzando al meglio, compresi i trasporti. Ovviamente bisogna che tutte le famiglie rispettino le norme, lavare le mani, misurare la febbre, far indossare la mascherina fino al banco ai ragazzi. Quindi, insomma, grande prudenza, perché avremo davanti a noi mesi nei quali dovremo convivere con il virus, ma non vogliamo di nuovo richiudere tutto. Quindi più saremo prudenti, più rispetteremo le regole, più ci vivremo alla scuola e meno rischi avremo di eventuali chiusure.
Abbiamo investito molto sulle scuole e continueremo a farlo, ha poi sottolineato l'assessore Enzo Belloni. Ad oggi ci sono oltre 30 cantieri aperti nelle scuole per adeguare gli spazi alle norme anti-Covid. Saranno terminati entro il 14 settembre. Invece, per l'attivazione del servizio mensa bisognerà attendere la prima settimana di ottobre. L'11 inaugureremo la nuova scuola di Via La Marmora. Sono decenni che non si fanno nuove scuole nel nostro territorio. E nel frattempo partiremo con la progettazione definitiva esecutiva della nuova scuola Olivieri, per la quale abbiamo ottenuto un finanziamento di 4 milioni e mezzo da parte dell'ente regione e 2 milioni saranno a disposizione dal bilancio comunale. Intanto nelle scuole dell'infanzia gli 807 posti disponibili sono stati totalmente coperti, 462 sono invece quelli nei nidi d'infanzia comunali. La materna sarà strutturata con gruppi da 15-16 bambini che avranno sempre lo stesso insegnante e personale ausiliario. Il numero cala a 7-8 per i nidi e per mantenere i gruppi fissi si assumeranno più docenti. Inoltre in alcuni edifici sono previsti più ingressi, che saranno quindi scaglionati per evitare assembramenti. In questo caso i genitori saranno puntualmente avvisati. Altro capitolo è quello del trasporto. Per quanto riguarda il trasporto, quindi l'uso degli scuolabus è regolare. Stiamo approntando tutte le fermate proprio in questi giorni, anche basandoci su quelli che sono gli orari delle diverse scuole. Abbiamo 14 pulmini a disposizione, più 4 per gli alunni disabili, e 513 richieste di trasporto. Il carico sarà dell'80%, Adriabus ha fornito 15 mezzi in più e altri 6 o 7 arriveranno entro la fine dell'anno. Verranno rafforzate anche le linee più critiche con corse doppie o con una piccola dilazione degli orari. Gli autisti non devono essere gravati di competenze o di responsabilità ulteriori a quelle che già hanno come guidatori e da contratto, però è una loro facoltà poter vietare l'ingresso al bus a persone che non hanno la mascherina ed è una sua facoltà quella di poter segnalare alle autorità competenti nel caso in cui per magari un paio di mattine consecutive ci fossero dei soggetti che creano dei problemi o che si comportano in maniera scorretta. Ed ora il Covid-19 nelle Marche, altre 15 persone sono risultate positive al virus. Nell'ultima giornata sono stati testati oltre 1200 tamponi, di cui più di 700 nel percorso, 9 diagnosi. 4 dei positivi sono stati riscontrati in provincia di Ancona, 4 in quella di Ascoli Piceno, altrettanti in provincia di Macerata, 2 nel Fermano e 1 in provincia di Pesaro Urbino. Tra i casi, 5 rientri dall'estero, Albania, Germania, Ucraina, 1 dalla Sardegna, 5 soggetti sintomatici, 3 contatti in ambito domestico e un contatto stretto di caso positivo. Rimangono stabili i ricoverati, ad oggi 17, di cui un paziente ancora in terapia intensiva ad Ancona, mentre aumentano rispetto a ieri le persone in isolamento domiciliare, ma anche quelle in quarantena per contatti con contagiati, che sono saliti a 2089. E la direzione dell'area Vasta 1 informa che è attiva in sostituzione della precedente una nuova linea telefonica a cui i cittadini provenienti dalla Croazia, Grecia, Malta e Spagna dovranno comunicare il loro rientro in Italia. Il nuovo numero che vedete in sovrimpressione è del Dipartimento di Prevenzione di Area Vasta. Permangono invece la linea telefonica fissa, ma anche la modalità di comunicazione telematica tramite la compilazione del modulo presente nel sito della SUR Marche. Cambiamo argomento, Don Marco Di Giorgio è il nuovo parroco di Montecchio di Vallefoglia. Durante l'insediamento nella nuova parrocchia sabato scorso c'erano anche l'arcivescovo Piero Coccia e il sindaco Palmiro Occhielli. Servizio di Filippo Pucci. Un po' di esperienza ce l'ho, però è sempre una sfida nuova, è sempre un inizio nuovo che è uno stimolo per me e spero che sia uno stimolo anche per le persone di qui. Resterà 9 anni a servizio della parrocchia Santa Maria Assunta a Montecchio di Vallefoglia. Grande festa sabato scorso per l'entrata di Don Marco Di Giorgio, dove una numerosa folla di fedeli ha salutato il nuovo parroco. Anche Pesaro, come Fano, in questo mese di settembre sta insediando nelle varie realtà del territorio 7 nuovi preti che entreranno subito in servizio nelle parrocchie. Don Marco, che sostituisce Don Orlando Bartolucci, scomparso qualche mese fa, è stato accolto dall'arcivescovo Piero Coccia, che ringrazia i numerosi sacerdoti che si sono resi disponibili al cambiamento delle comunità e agli incarichi dati. Io credo che questo sia un momento anche importante di impegno e di vitalità per la vita della comunità. Cambiare significa anche
immettersi in nuove realtà, significa nuovi orizzonti, nuove prospettive, altre sollecitazioni. E quindi faccio l'augurio ai nuovi parroci, a cominciare da Don Marco, che questa sera ha preso possesso di questa cara comunità e numerosa comunità, ma anche l'augurio lo rivolgo a tutti gli altri, perché questo nuovo cammino rappresenti un grande momento di crescita nella fede, sia per i parroci ma ancor più per le comunità. Presenti alla cerimonia il primo cittadino Palmiro Ucchielli, insieme ai vari rappresentanti delle associazioni locali che hanno voluto far sentire la loro vicinanza al parroco. Don Marco Di Giorgio, nato a Pesaro il 10 febbraio del 1960, è sacerdote da ben 36 anni ed è stato scelto per guidare una delle comunità più impegnative della diocesi pesarese, la seconda in ordine di grandezza. Eh sì, è una parrocchia impegnativa, nel senso dal punto di vista quantitativo, anche dal punto di vista della grande eterogeneità delle persone, ci sono tanti extracomunitari. Però la cosa bella è che mi sembra, adesso come prima impressione, c'è anche una grande unità, una grande collaborazione tra tutte le associazioni, le varie realtà, anche con questa associazione degli stranieri. C'è una Caritas che lavora moltissimo, insomma ci sono tante realtà vive, c'è la Proloco, c'è la Croce Rossa, insomma, e tutte sono molto unite, mi sembra, con quello spirito bello dei paesi, ma qui parliamo quasi di una cittadina, di una città di Vallefoglia. E quindi io penso che ci sia anche la possibilità di crescere molto come comunità cristiana e come comunità civile, di lavorare tutti insieme per il bene di questo territorio. Intanto grazie a tutti, grazie a Monsignor Arcivescovo, alle autorità, a tutti voi che siete venuti. E ci sono buone notizie per le mura urbiche di Cartoceto, perché sono in arrivo 87.500 euro per rendere esecutivi 3 progetti definitivi per la messa in sicurezza, consolidamento e restauro conservativo della cinta muraria crollata con l'alluvione del 2012-2013. Su 970 progetti nazionali finanziati dal Ministero a seguito di oltre 9.000 richieste, 3 istanze fanno appunto capo al Comune di Cartoceto. Questo risultato è ancora più importante, ha commentato il sindaco Enrico Rossi, perché una volta redatti i progetti esecutivi ci darà la possibilità di acquistare maggior punteggio per avanzare in graduatoria nei diversi bandi ai quali abbiamo partecipato per reperire i fondi necessari alla realizzazione dei lavori. L'intervento ammonta complessivamente a più di 1.500.000 euro così ripartiti: 810.000 per il terzo stralcio delle mura lungo via Cavour, 430.000 per il bastione pentagonale lungo via delle mura, 341.000 euro per il completamento del consolidamento e della ricostruzione della cinta muraria di Piazzale Marconi. E ora la politica, flash mob di Fratelli d'Italia con la presidente Giorgia Meloni all'ospedale di Fossombrone, alla Galleria della Guinza. La leader appunto di Fratelli d'Italia, venuta in provincia di Pesaro Urbino per sostenere Francesco Acquaroli, punta su viabilità ma anche sulla sanità diffusa su tutto il territorio. Un'opera mai terminata della superstrada Fano-Grosseto in provincia di Pesaro e Urbino, ed è proprio alla Guinza che Giorgia Meloni ha voluto fermarsi per la prima tappa del suo tour a sostegno del candidato governatore del centrodestra Francesco Acquaroli. La leader di Fratelli d'Italia ha ricordato che il cantiere è iniziato nel 1990, ben 30 anni fa, e oggi, essendo cambiata la normativa di riferimento, questa galleria quasi finita non è più a norma. Nonostante si stimano quasi 300 milioni di euro spesi per costruirla, per realizzarla, è ancora ferma. Allora noi siamo venuti in questo luogo simbolo per ricordare che lo sviluppo infrastrutturale è un'assoluta priorità di Fratelli d'Italia, che una regione come le Marche, che è al centro di questa nazione, non può permettersi l'isolamento nella quale una cattiva politica l'ha relegata in questi anni, e che invece vogliamo lavorare esattamente su e prevalentemente sullo sviluppo infrastrutturale di questa regione. E dalla viabilità al servizio sanitario, il secondo flash mob di Giorgia Meloni si è svolto di fronte all'ospedale di Fossombrone. L'obiettivo di Fratelli d'Italia è quello di riscrivere il piano sanitario regionale. Questo, ha detto l'ex ministro, è uno dei tanti presidi depotenziati da una sinistra che ha chiuso almeno 13 ospedali creando pazienti di serie A e di serie B. Se ti senti male di notte, se accade qualcosa, devi fare chilometri e chilometri, perché
l'unico ospedale vero che esiste è quello di Pesaro, l'unico pronto soccorso, l'altro pronto soccorso a Urbino, e per tutto l'entroterra non c'è niente. È il risultato di una riforma voluta dalla sinistra e gli ospedali unici provinciali, cioè grandi concentrazioni che in qualche maniera lasciano centinaia di migliaia di cittadini senza diritto alla salute, che noi vogliamo completamente ribaltare. Anche il coronavirus, ha spiegato la Meloni, ha dimostrato che la sfida della sanità è una presenza capillare con una rete della salute su tutto il territorio regionale. Noi, ha precisato Acquaroli, vogliamo ripristinare i servizi. Crediamo sia fondamentale per tenere le comunità unite e forti, per evitare lo spopolamento e per garantire i servizi essenziali di cui queste comunità hanno assolutamente bisogno. La sanità deve essere spalmata e deve essere in grado di sostenere tutto il territorio regionale e non può essere un privilegio di qualcuno. Noi non vogliamo più riforme ideologiche, ma vogliamo riforme che siano calate sulla realtà e nella quotidianità e sappiano rispondere alla quotidianità dei nostri concittadini. Ed ora la solidarietà, il tennis Tinfano che a inizio giugno aveva organizzato il torneo della solidarietà ha devoluto l'incasso dell'iniziativa CB Club Mattei, il contributo di circa 460 euro è stato donato alla protezione civile a sostegno dell'attività svolta dai volontari per l'emergenza coronavirus. E con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale, io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo come sempre l'appuntamento in diretta di domani mattina alle ore 7 con la nostra rassegna stampa Occhio ai Giornali. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti voi.